and technology. Amici di Battista 70 Phone, oggi parliamo del presunto bug al multitouch del nostro Galaxy Nexus. Andiamo ad aprire il programmino che è stato utilizzato su siti autorevoli per far vedere il programma. Eccolo qui, Multitouch Tester. Mettiamolo pure in landscape, avviciniamoci e iniziamo a vedere il numero di tocchi che vengono presi. Sono 1, 2, 3, 4, scusate, cerco di starci dentro. 5, 6, 7, 8. Ok, i tocchi presi sono 8 e tra l'altro sono stato anche molto sul laterale. Ora piazziamo qua il dito. 1, 2. In quel video si vedeva che ovviamente qua se andiamo fuori il numero scompare. 2, vediamo. Sono arrivato praticamente dove ci sono i tasti fisici e il numerino continua a esserci. Avviciniamoci. Ovviamente qui ne abbiamo uno solo. Sdoppiamo, torniamo giù. Andiamo addirittura dove ci sono i tasti fisici e il numerino continua ad esserci. Adesso io mi chiedo che tipo di test abbiano fatto. Due numeri, andiamo giù e i numeri continuano ad esserci. Eccoli qua. Appena, ovviamente, quando andiamo sulla parte dei tasti fisici spariscono. Appena torniamo, ecco che compaiono. Quindi adesso vorrei capire dov'è il problema al multitouch. Il mio non è rotato, non ha assolutamente niente, è una 4.0.2. Rifacciamolo. 1, 1, 2. Arrivo qua, ovviamente qui sono uscito, qui si vede ancora. Quindi a me questi siti autorevoli cominciano un attimino a lasciare qualche perplessità. Ora, vediamo un attimino in termine pratico che cosa dovrebbe comportare questo bug. Apriamo uno sparatutto come Guerriglia Bob e io leggevo che questo problemone al multitouch darebbe dei grossi problemi negli sparatutto. Ok, andiamo a vedere. Questo è uno sparatutto. Lasciate stare poi la mia abilità di giocare, tanto a me non interessa, vi farò vedere i due tastini che sono posizionati. Ok, andiamo avanti. Ne approfitto per dire che lo trovate gratuitamente su GetYar. Allora, in questo caso abbiamo un tastino qua. Andiamo a recuperare il mitragliatore e torniamo indietro. Ora abbiamo un altro tastino qui. Ditemi voi dov'è il problema al multitouch. Questo gira tranquillamente, fa quello che deve fare. Senza problemi, ci muoviamo, giriamo, stiamo andando, stiamo girando. Dov'è il problema? Io non lo vedo. Allora, quello che mi chiedo e dico io, va bene, se vogliamo parlare di cose serie, se vogliamo dire che ci sono dei problemi, diciamolo pure, nessuno li ha mai nascosti. Il problema dell'audio esiste, si può attenuare, ma esiste, quello è vero. Il problema del multitouch non esiste. Se avete visto, o che la prova è stata fatta su un terminale buggato, o che è successo, come per quanto riguardava quel fake che abbiamo beccato tempo fa, che è stato provato, installato un programma ad arte per simulare un problema, però sinceramente non mi sembra una cosa seria, perché il problema assolutamente non c'è. Lo avete visto, lo abbiamo provato assieme. Se quello chiamasi problema, io non mi chiamo più Loris. E con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone. Ciao! Battista 70 Phone, the human sensor technology.